La situazione qui è disperata. Tengen si trova senza un cazzo di braccio. Inosuke è stato trafitto al cuore e sta esplodendo tutto. Inoltre Tanjiro sta facendo un volo pazzesco e si spappola al suolo. È morto pure lui. Da notare anche che la scatola di Nezuko è indistruttibile. Con che cazzo è stata forgiata? Quello non è legno, è vibranio, ossidiana, acciaio di Valiria, carburo di tungsteno. Questo non lo conoscevo, l'ho trovato su Google. Fatto sta che Tanjiro si dà come al solito la colpa di tutto e sviene. Così facendo si ritrova sulla montagna innevata che gli ricorda tanto casa. E c'è Nezuko. E gli dice anche lei che ha rotto i coglioni di prendersi colpe non sua. Sono esseri umani e non possono aspettarsi che le cose vadino sempre nel verso giusto. Con queste parole Tanjiro si sveglia e intorno a sé va tutto a fuoco. Chiamate i pompieri! Inoltre, come se la situazione non sia già tragica di suo, gli compare davanti Yutaro, che gli fa notare che sono tutti morti. Inosuke sta sbragato lì per terra. Zenitsu si sta contorcendo come un verme sotto le macerie. E a Tengen gli si è fermato il cuore per via del veleno. Era solo un pallone gonfiato, il veleno l'ha fregato, il cuore si è fermato e ora è crepato. Vabbè, si è messo a fare il poeta, è arrivato Ugo Foscolo. Dopodiché Yutaro gli chiede se quella alle sue spalle sia sua sorella. Tanjiro gli risponde di sì. E questo gli spezza due dita. Questa l'ho sentita pure io. Gliele ha spezzate perché lui è il fratello maggiore e dovrebbe proteggere la sua sorellina più piccola e non farsi proteggere da lei ogni volta. Probabilmente si sta un po' rispecchiando in Tanjiro per il suo rapporto con Daki. Daki che sta assistendo la scena e si è riattaccata la testa per l'ennesima volta. Tranquilla che tra 10 minuti ti viene tagliata di nuovo. Dopodiché Yutaro lo inizia a picchiettare sulla testa e lo insulta. Gli tira anche i capelli. Così lo fai vomitare. E dopo un susseguirsi di insulti gli dice che se ci riesce può tagliargli la testa. E Tanjiro se ne scappa. Via, lontano, corri, corri, salvati le chiappe! Ma viene steso da un calcione. Si rialza e continua a correre un po' zoppicante. E Yutaro lo insegue con questa scena fighissima. È diventato un cazzo di horror. Allora Tanjiro gli lancia delle caramelle, profumi, che cazzo so? Credo che non gli fai un cazzo così. È completamente disperato, con questi due brustel al posto delle dita. Infatti Yutaro si avvicina e gli dà un altro calcione. Continua anche ad insultarlo, fino a quando non gli propone di diventare un demone, come Akaza con Rengoku. Per diventare così amichevole. Hanno bisogno di un po' di affetto sti demoni. Ma Tanjiro risponde con una testata megafotonica che lo stende e questo si ritrova anche immobilizzato, perché contemporaneamente l'ha trafitto con un kunai avvelenato, quelli di Natsuru, che ha recuperato mentre stava scappando. E quindi non si era messo a lanciare caramelle a caso, ma era una scusa per distrarlo. E con la danza sacra del dio del fuoco gli taglia la testa. Non ancora. Piccola riflessione introspettiva di Tanjiro, nel quale dice che se avesse fatto anche un solo errore sarebbe stato lui al posto di Yutaro, ovvero un demone de merda, ma ha avuto la forza di rimanere umano e non farsi ammaliare dalla potenza dei demoni. In tutto questo Yutaro prova a reagire, ma la lama si sta conficcando piano piano nel collo. Daki prova a fare qualcosa con le sue cinture, ma viene fermata da Zenitsu, che con la respirazione del fulmine, primo kata, lampo improvviso, velocità celeste, che è la forma più veloce del primo kata, punta la testa, ma Daki si fa spuntare una cintura, che Zenitsu non riesce a tagliare. Ci ritroviamo in una situazione di stallo. Anche Tanjiro sta nelle medesime condizioni, con due dita che ormai sono andate a puttana. Yutaro riesce a togliersi kunai, si incazza di brutto e così facendo respinge Tanjiro creando delle falci rotanti volanti avvelenate di sangue, o come cazzo si chiamano. Sta quasi per ucciderlo trapassandogli l'occhio, ma interviene Tengen. È ancora vivo. Ha utilizzato i suoi muscoli per fermare il suo battito cardiaco e di conseguenza ha fermato la circolazione del veleno. Facciamo finta di crederci. E i due ricominciano a combattere, dove Tengen utilizza il suo udito per respingere tutti i pendenti rotanti di Yutaro, come se fossero uno spartito. Questo viene spinto via, ma riparte l'attacco e stanno combattendo in una maniera impressionante. Stanno anche a far gara a chi grida di più. Ma poi Tengen è più forte adesso senza un braccio rispetto a prima. Che cazzo ha avuto? Uno Zenkai? In realtà è un Saiyan. No, ancora di più, è uno Shinobi. Qualunque cosa voglia dire. Nello scontro gli viene anche squarciata la faccia, ma lui non sente nulla. Continua a combattere, poi lo placca. E Tanjiro, che fino a quel momento li stava rincorrendo, ne approfitta per tagliare la testa a Yutaro, ma questo lo infilza. La falce gli ha trapassato la bocca. Dovrebbe essere morto. Questi stanno a pigliare un sacco di botte e nessuno schiatta. Infatti Tanjiro conficca la katana nel collo di Yutaro. È la stessa situazione di prima, ma questa volta Tanjiro è molto più incazzato. Sta utilizzando tutta la forza che gli è rimasta, tant'è che la cicatrice che ha sulla fronte si allarga. Gli stanno a diventare pure i capelli rossi. Super Saiyan God! Ma si passa alla decapitazione di Daki, dove anche Zenitsu non ha più forze, ma ad aiutarlo arriva Inosuke. Vabbè, nessuno muore qui, c'hanno tutti una plot armor incredibile. E si
è salvato perché il suo corpo è molto flessibile e ha cambiato la posizione dei suoi organi interni. Posso capire che ti puoi contorcere per entrare in un cazzo di buco, ma spostarti addirittura il cuore mi sembra un po' troppo. È un po' una merda questa cosa. Cioè, se non deve morire nessuno, allora non farmeli vedere tutti morti nell'episodio scorso. Invece no, mega scherzone. In realtà sono tutti vivi. Vabbè. E si mette a tagliare anche lui la cintura che collega il corpo alla testa di Daki. E così facendo, i tre con uno sforzo immane tagliano la testa sia a Daki che a Yutaro, che volano al chiaro di luna, che non si sa il perché è diventata un sole. Ma scena molto bella. Le teste rimbalzano per terra come palle da basket, per poi rincontrarsi e morire guardando l'uno gli occhi dell'altro. Invece Tanjiro è stato avvelenato, non sta a capire una singola parola di quello che gli dice Tengen. Sta per svenire. E cosa gli sta dicendo Tengen? Di scappare via, perché ormai hanno vinto, è finita, su entrambi morti. E invece no, c'è una mega esplosione di falci volanti rotanti danzanti velenose di sangue che devastano un'intera città. Dopo tale esplosione Tanjiro viene svegliato da una manina, quella di Nezuko, ed è stata lei a salvarlo dall'esplosione. Gli ha salvato il culo un'altra volta. Devo mettere un altro counter, quante volte Nezuko gli salva le chiappe. Ma tra l'altro Tanjiro come fa a parlare che la sua bocca è stata infilzata come uno spiedino? Boh. Intorno a loro c'è il devasto totale e anche un silenzio silenzioso che viene interrotto da un urlo nauseante che si sente da lontano. Tanjiro sale in groppa a Nezuko come se fosse un cammello e si dirigono verso questo ripugnante urlo. E questo è purtroppo il momento che tanti di voi stavano aspettando. Dopo ben 8 episodi, ovvero 160 minuti, o per essere ancora più precisi 9600 secondi, Zenitsu si lamenta. Tanjiro! Come sono le mie gambe? Sono rotte! Chi è stato che mi ha fatto questo? Aiutami Tanjiro! Mi fanno tanto male! Ho paura di guardarla! Dio, si stava così bene con te che dormivi. Dategli un cazzottone sotto il mento che lo fa finire in coma per 10 anni. Invece quello che sta per schiattare è Inosuke, visto che è stato avvelenato. Ma Nezuko mette la sua manina su di lui. Non è un hentai, ci tengo a precisarlo, altrimenti la Meloni ci arresta tutti. E così facendo risucchia tutto dentro di sé. Risucchia tutto il veleno dentro di sé e così guarisce pure lui. E come se i lamenti di Zenitsu non bastassero, arrivano anche quelli di Suma. No bro, due contemporaneamente non li posso sopportare, faccio prima ad ammazzarmi. Infatti Makio è della stessa mia idea e gli chiude la bocca. Oh, mia moglie, come direbbero i rincoglioniti. Scherzo. Si stava lamentando perché Tengen sta diventando letteralmente genio. Prova anche a fare il discorso finale, le sue ultime parole, ma non ci riesce per lo starnazzare di Suma. Ci rimane un botto male. Ma fatelo morire in pace sto povero Cristo. Arriva Nezuko, che mette la manina pure su di lui e guarisce. Tutti vivi. Vabbè, questo è ha salvato il culo a tutti. E in più viene utilizzata come taxi da Tanjiro, che va alla ricerca delle teste di Yutaro e Daki per accertarsi che sono davvero morti. Arrivano dinanzi ad una pozza di sangue che appartiene a uno dei due. Preleva un po' di sangue e compare un gatto per portarlo a Tamayo, cosa di cui mi ero totalmente dimenticato, che questa sta studiando un modo per far ridiventare i demoni umani. Dopo un altro viaggetto a bordo di Nezuko trovano finalmente le due teste che stanno litigando pesantemente. Ecco, loro sono veri fratello e sorella, mica voi due. Dove questa sta venendo palesemente sfruttata. Le due teste continuano a dare l'uno la colpa all'altro per la sconfitta e continuano ad insultarsi per non ammettere che in realtà si vogliono bene. Infatti Tanjiro si rompe i coglioni e tappa la bocca a Yutaro. Daki si mette a piangere e svanisce sotto gli occhi del fratello. Quest'ultimo, che si sta mettendo a piangere anche lui, la chiama Ume. E chi cazzo è Ume? Sempre Daki prima di diventare un demone. Infatti parte il consueto flashback dopo la morte del demone di turno, dove Yutaro è nato nella zona più povera del quartiere di piacere. Tanto povera che i bambini erano un dito in culo, volevano dire solo bocche in più da sfamare. Tant'è che la madre ha cercato diverse volte di ucciderlo. Una psicopatica, fermatela! Inoltre, all'interno del quartiere di piacere, la bellezza era la sola misura del valore di una persona. E Yutaro non era propriamente bello. Era sudicio, puzzava, c'aveva le zecche addosso e i denti tutti storti. Brusa in aborto! E quando aveva fame mangiava topi e insetti che uccideva con una falce. E per questo motivo veniva bullizzato. Gli lanciavano le pietre, lo picchiavano. Poverino. Ma che pezzi di merda questi? Questa. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Come disse Stalin. Ed è così che è nato il suo odio verso le persone belle che c'hanno tutto, come Tengen. Ma un giorno tutto cambiò con la nascita di Ume, anche detta Daki. E perché tutto cambiò? Perché questa era una fregna pazzesca anche se aveva 13 anni. Un po' di pedofilia non manca mai. E quindi Yutaro si è messo a fare il pappone. Andava a riscuotere i debiti in giro menando la gente. E così è diventato un pezzo di merda pure lui. Ma ci è diventato perché da ragazzino tutti quanti lo discriminavano. Morale della favola: non bullizzate nessuno, figli di puttana.
puttana. Ma un giorno Yutaro trova una bella sorpresa: sua sorella bruciata. Perché durante un rapporto di... Dot Death, la sorella ha coltellato all'occhio un suo cliente samurai perché non voleva fare una cosa che gli ha chiesto. Gli avrà chiesto il culo e per questo motivo è stata bruciata. Ma respira ancora. E come se non mancasse, Yutaro viene trafitto alle spalle dal cliente samurai senza occhio, come Tengen. Perché sta signora si era rotta il cazzo di vedere questo in giro a menare le persone. Questo ovviamente è una scusa, la realtà è che è una razzista di merda a cui fanno schifo le persone brutte e povere. Ma all'improvviso Yutaro esce dalla fossa e ammazza la signora e poi il cliente samurai. Si prende la sua vendetta. Dopodiché prende in braccio la sorella e si incamminano senza avere una meta, fino a quando dinanzi a loro non si presenta un demone. Doma! La vecchia sesta luna crescente, adesso è la seconda, che gli dà del sangue. Ed è così che Yutaro è diventato un demone e non ha nessun rimpianto delle scelte che ha preso nella sua vita, tranne uno, quello di sua sorella Ume. Visto che poteva essere completamente diversa da lui, poteva diventare una troia di alto borgo, poteva mettere su famiglia, poteva essere felice, invece è diventata una pazza assassina. Perché? Che l'ha cresciuta Yutaro, che gli ha insegnato di riscuotere sempre ciò che gli è dovuto e tutte le altre cose brutte. Ed è per questo motivo che ha coltellato il cliente samurai. Dopodiché si ritrova in un luogo misterioso, nell'aldilà, quindi ciò che stiamo vedendo ora è dopo la sua morte, e sta insieme a sua sorella. E Yutaro fa di tutto per allontanarla, in quanto si è reso conto che è stato lui ad averla plagiata e di conseguenza aver rovinato la sua vita. E si arriva ad un bivio. Ci sono due strade: a sinistra si va all'inferno e a destra verso il paradiso. Imbecille, va a destra, fotti il sistema. Ma Yutaro si dirige verso il buio, consapevole dei peccati che ha commesso in vita, e continua ad allontanare Ume. Ma questa s'accolla. Ormai è diventato un rapporto morboso, non si vuole staccare mai più da lui, in quanto gli ha fatto una promessa, ovvero quella di rimanere sempre insieme, con questi movimenti un po' equivoci. Anche la faccia di lei è un po' basita. E così i due si dirigono insieme verso le fiamme, destinazione inferno. Posso dire che questa è la miglior storia di un demone fino ad adesso. L'ho trovata molto bella, sicuramente meglio del demone Tambu, Buro, Rui e Denmu. Dopo questa storia strappalacrime, arriva sul luogo Orochimaru, detto anche Obanai, pilastro dei serpenti. Alla buon'ora, cioè arrivi in aiuto quando tutto è finito, non serve una sega. E qui Tengen annuncia la sua volontà di ritirarsi dalla scena per godersi così la vita con le sue mogli, scelta più saggia possibile. Chi si fa i cazzi suoi campa 100 anni? La notizia della sconfitta della sesta luna crescente arriva anche al capofamiglia, che è felicissimo, ma è anche ad un passo dalla morte. È diventato completamente viola e sta tossendo una quantità enorme di sangue. Invece dalla parte dei cattivi, Muzan ha radunato un'altra volta tutte le lune, questa volta crescenti, nel castello dell'infinito, quindi gli farà probabilmente un cazziatone enorme. Infine, quale miglior modo per concludere questo episodio se non con un lamento di Zenitsu? I quattro si abbracciano, telecamera verso le stelle, e così si conclude la seconda stagione, a mio parere anche la più bella finora. E ci vediamo con la terza.